Viaggio spesso, ogni volta che posso mi succedono un sacco di cose assurde. La cosa più assurda mi è successa anni fa, ero al confine fra l'Ucraina e la Polonia, stavo tornando in Polonia per prendere l'aereo e tornare in Sardegna, e alla frontiera il poliziotto polacco era fermamente convinto del fatto che io fossi canadese, per qualche motivo. È stato questo botta e risposta assurdo con lui che mi fa, you Canada? E io, no. E lui, yes, you Canada. E io, no. Siamo andati avanti così per qualche minuto perché lui non prende il mio passaporto e mi fa vedere CA tra parentesi, provincia di Cagliari. E lui per questa cosa era fermamente convinto del fatto che io fossi canadese. Cioè, giuro. Cioè, non lo so, io non so cosa abbia pensato. Cioè, io ho portato il mio passaporto, non so perché. Vorrei capire cosa gli è passato per la testa. Perché... cioè, nella copertina c'è scritto Unione Europea Repubblica Italiana. Che poteva essere in effetti un indizio sufficiente per capire che non fossi canadese. Ma se girate ancora la pagina... se girate ancora la pagina trovate scritto Unione Europea e Repubblica Italiana in tutte le lingue dell'Unione Europea, quindi anche polacco, quindi poteva essere un altro indizio. Ma cioè, se girate ancora la pagina c'è letteralmente la mia faccia con scritto Repubblica Italiana a fianco. Ma c'è scritto davvero ovunque che sono italiano, cioè non so, c'è scritto cioè, codice paese ITA, Repubblica Italiana, cittadinanza italiana, c'è scritto davvero ovunque. Lui però è arrivato qui, a CA. Ha detto, ma vuoi vedere che il resto del passaporto è sbagliato? E CA significa che viene dal Canada. Non lo freghi il poliziotto qua. Non lo freghi. No, lo so, cioè, io vorrei capire cos'è passato per la testa lì. Cioè, innanzitutto, per quale motivo un canadese dovrebbe fingersi italiano? Per avere qualche... ma poi soprattutto, chi è che fa un lavoro del genere? Quei falsari farebbero tutto perfetto col logo della Repubblica Italiana. Tutto... fanno tutto perfetto, poi ad un certo punto arrivano qui a CA e uno dice all'altro, ma CA lo cambiamo? E l'altro, nah, vuoi che se ne accorga? Il poliziotto polacco se ne accorge. Ma c'è scritto davvero ovunque che sono italiano. Se voi andate oltre la pagina, se andate oltre la pagina dei visti, se andate a... prendete tutti in pagina 46 del vostro passaporto. Trovate l'articolo 23 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, nonché ex articolo 20 del trattato della Comunità Europea, di cui se non ricordo male il Canada non ha mai fatto parte. E l'articolo dice, ogni cittadino dell'Unione gode nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Ricordiamo inoltre che Cagliari si trova in Italia e non in Canada, cito l'articolo, come dichiarato più o meno in ogni singola pagina di questo documento. Del resto, lei è una guardia di frontiera ed è ragionevole supporre che una persona nella sua posizione conosca quantomeno le più elementari nozioni di geografia. Questo è l'articolo. Chi mi ha seguito può confermare. È davvero così. E poi in realtà io voglio molto bene questo poliziotto polacco perché se non altro mi ha dato la possibilità di raccontarvi questa cosa fantastica. Ma c'è una cosa che non gli perdono ed è il fatto di avermi costretto a dire più volte davanti a un sacco di persone a voce alta sono italiano! No, giuro, sono italiano! Però ragazzi, eravamo tipo le 4 del mattino e mi trovavo alla frontiera fra l'Ucraina e la Polonia, cioè non proprio il contesto giusto per mettermi a parlare dell'indipendenza della Sardegna. Cioè, in genere le agenzie turistiche sconsigliano di fare questa cosa.